tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino Splendor. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Van Gogh Luxe. Se ricorderete l'abbiamo utilizzato già l'anno scorso per fare un vestitino. Questa volta sono andata su un maglioncino, guardate che meraviglia. I colori che ho usato sono questi due, vi ricordo che ogni gomitolo è da 200 grammi e misura 700 metri. Io ho utilizzato lo 01 e il 12, che è il verde e il bianco. E vi dico già che questa è una taglia S. Io sono andata a utilizzare due gomitoli del bianco e un gomitolo del verde, ma voglio farvi vedere anche altri tipi di abbinamento colori che potreste fare. Guardate, un altro colore per avere questa maglia ancora più luminosa e soprattutto da mettere la sera, potreste abbinare il colore questo, il grigio con il nero. Guardate che meraviglia, verrebbe veramente bello luccicoso. Ora, come vi dicevo, per la taglia S io ho utilizzato due gomitoli del bianco e un gomitolo del nero. Per quanto riguarda la taglia M potete usare il mio stesso quantitativo, e vi dico già che a me mi è avanzato del filato sia del bianco che del verde, e sto facendo uno scaldacollo con la stessa tecnica utilizzata qua sotto per le maniche da abbinare, che però uscirà fra qualche giorno. Per una taglia L invece io vi consiglio tre gomitoli del bianco, ma sempre uno solo del verde, perché del verde veramente se ne consuma poco. E poi vi ripeto che comunque il gomitolone, come avete visto, è da 200 grammi e misura comunque 700 metri. Per quanto riguarda la lavorazione, mi avvicino così potete vedere meglio almeno la parte, guardate che meraviglia, sono in realtà è facilissimo, sono due giri che vanno sempre ripetuti e qui ogni giro va cambiato il colore. Io ho fatto il bordino sotto, qui invece ho ripetuto sempre lo stesso motivo, quindi sempre i due giri però soltanto col bianco, e poi sono andata a fare le maniche di nuovo con la tecnica del cambiamento del colore ogni due giri. Voi potete fare tranquillamente tutta la maglia in questa tecnica, ma io volevo dare questo spezzare, dare un po' più di movimento a questa maglia. Oppure potreste farla tutta bianca e fare soltanto questa parte di sotto e i polsini con la tecnica dei due colori. In questo caso comunque vi serve comunque un gomitolone, mentre vi servirà un gomitolo in più del bianco, perché appunto andrete a lavorare molto di più. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Van Gogh Luxe e lavorerò questi due colori, ossia il bianco e il verde, guardate che meraviglia. Ma potrete anche utilizzare, unendo il grigio con il nero, o il verde e il nero, o il bianco e il grigio, bianco nero, oppure un altro colore che in questo momento non ce l'ho però sul sito è presente, è fare una cosa un po' più particolare e unire tipo il grigio al fucsia oppure il bianco al lilla, quindi potete veramente divertirvi a fare la combinazione che più vi piace. Spostiamo però adesso i nostri filati e iniziamo a far vedere un po' la lavorazione. Allora, vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto del 5,5. Nella mia lavorazione vera e propria sono andata a montare 90 catenelle per avere una larghezza di circa 82 centimetri. Mi raccomando, se siete una taglia S però volete la maglia un po' più morbida, andate a montare di almeno due motivi in più. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, quindi invece di 90 potete montare 96 catenelle. Taglia M io vi consiglio di andare a mettere almeno un 5 motivi in più rispetto a me, mentre per una taglia L vi consiglio di andare a mettere almeno 8-9 motivi in più rispetto a me. Naturalmente, come sempre, vi consiglio di misurare la circonferenza del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa avrete più grande, e andare a mettere tante catenelle rispettando il multiplo per poter mettere la lavorazione, quindi per poter avere la larghezza che vi occorre appunto per avere la maglia o stretta aderente oppure un po' più morbida. Per la vela un po' più morbida, mi raccomando, se siete di tipo di circonferenza 82 cm, arrivate a mettere 84 cm. Ricordatevi sempre che una volta che si va a fare il primo giro, le catenelle cedono e quindi si allarga ulteriormente la lavorazione di qualche centimetro. Solitamente un 2 cm, massimo 3.
Detto ciò, quindi un'altra cosa che vi devo dire, se non volete le catenelle comunque che vi stringono troppo e avete una mano stretta, le catenelle andate a montare con l'uncinetto del numero 6 invece che col 5 e mezzo. Quindi a questo punto possiamo andare a far vedere. Io vi farò vedere un piccolo campione perché voglio far vedere bene come andare a lavorare i due fili, perché la lavorazione andremo a fare, almeno io la parte iniziale della maglia lavorerò alternando i due colori, il bianco e il verde, poi farò il resto della maglia tutta bianca e poi devo decidere le maniche, se farle bianche e anche in quel caso solo il bordino bianco e verde o fare tutta la manica bianca e verde. Andrò a decidere. Ok, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e io il primo giro inizio a farlo con il bianco. Andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e poi rientriamo nella stessa catenella di base e andiamo a fare altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e di nuovo 2 maglie alte. E dobbiamo fare questo per tutto il nostro primo giro. Quindi si saltano 2 catenelle di base, scusate, mi devo tirare un po' di filo, altrimenti starò sempre a litigarci. Quindi dicevo, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 3 maglie alte. E quindi continuiamo in questa maniera per tutto il giro. Si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 3 maglie alte. Terminato il primo giro, vi farò vedere come andare a cambiare il colore, quindi come iniziare a lavorare anche con il verde e come andare a fare il secondo giro. Sto terminando quindi il primo giro, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia bassa e a maglie alte vado a fare una maglia bassissima. A questo punto mi aggancio con il filo verde, io poi i fili li nasconderò dopo e vado a fare una maglia bassissima entrando tra la seconda e la terza maglia, tra la prima e la seconda maglia alta. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo. Vado tra la prima maglia alta e la seconda e faccio una maglia bassa. Vado tra la seconda e la terza e vado a fare un'altra maglia bassa. 2 catenelle e continuo a lavorare in questa maniera per tutto il secondo giro. Quindi veramente facile. Dobbiamo solo ricordarci una maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta. Una maglia bassa tra la seconda e la terza maglia alta e le 2 catenelle di separazione. Vado veloce in modo tale da arrivare a chiudere il giro. Ok, ho fatto l'ultima maglia bassa. Prendo il filo e vado a fare una catenella. Prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. A questo punto devo cambiare nuovamente il colore, quindi recupero il filo bianco, mi raccomando non tiratelo, e andiamo a fare una catenella. A questo punto entro tra i due gruppi di 3 maglie alte, quindi vedete entro qui e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e questa equivale alla mia prima maglia alta. Mi serve per nascondere il filo e per iniziare. Adesso prendo il filo e di nuovo vado tra i due gruppi di 3 maglie alte. Quindi vedete? Vado qui e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. E di nuovo vado tra i due gruppi di 3 maglie alte successive e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Ancora. Vado successive 2 maglie tra le successive 3 maglie alte, due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. E
e devo fare questo quindi per tutto il terzo giro. Vado sempre tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare le 3 maglie alte. Vedete, questo ci consente di nascondere il filo verde e il filo verde si vedrà soltanto qui, ma non più qui. E quindi continuo a lavorare così per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare il quarto e ultimo giro.